Boom! I team of the season sono arrivati. Non farteli scappare. Igivolt è il sito che va per te. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Solo noi, sempre noi, per sei volte di fila, noi, noi e noi. La reaction della Coppa Italia non vi è piaciuta, quindi ho detto, ok Luca, non puoi riproporre un'altra reaction per il campionato, soprattutto con il Crotone, dato che la Coppa Italia era magari un po' più sentita, perché questo scudetto, anzi, questa partita era abbastanza scontata, diciamoci la verità. Il solito vloggettino post partita in cui dico due cavolate ovvie, perché mamma mia, cioè ogni tanto mi riguardo i miei vecchi video e dico, Luca, ma davvero vuoi pubblicare queste cose? Davvero le hai pubblicate? Davvero la gente ti segue e ti dice bravo, bravo? E quindi ho detto, cerchiamo di fare qualcosina di più simpatico. Quindi ora elencherò tutti i giocatori della rosa della Juventus e su ognuno di loro farò un piccolo pensierino. So già che vi state scannando per due o tre giocatori in particolare, quindi mettetevi comodi, ok? Così sulla vostra poltrona e gustatevi il video. Prima di iniziare però passate qui sotto e mettete tantissimi pugni di pollice. La Juventus ha vinto il suo scudetto numero 35 per la sesta volta di fila negli ultimi 6 anni, quindi riusciamo ad arrivare a 3500 like? So benissimo che è un numero incredibilmente alto, però vi sfido. Numero 1, Gianluigi Buffon, capitano, leggenda, uomo vero, leader, portier e omosessualità repressa nei suoi confronti. Numero 3, Giorgio Chiellini, l'unico uomo della rosa della Juventus che sfiderei volentieri ad una gara di palleggi, probabilmente riuscirei a non perdere. Numero 4, Mehdi Benatia, gioca da noi? Nella Juventus? Ma qua, quando ha giocato Benatia nella Juventus? Quando ha giocato? Fino al 2020? L'abbiamo comprato fino al 2020? Ok, ci sta, mi piace, sono carico. Bella, bella. Numero 5, Miralem Pjanic. Pjanic invece lo sfiderei tranquillamente ad una gara di punizioni al primo che arriva a 10. Però io dovrei partire almeno da 9. 9 e mezzo. Numero 6, Sami Khedira. Ah, ecco, è rotto. Mi sembrava strano potesse farle tutte senza mai farsi male. Però dai Sami, dai, che il 6 di giugno è abbastanza vicino. Perché ho detto 6 giugno? Perché? Perché quella data è maledetta? Perché è il 3? Il 3, Luca, non il 6, il 3. Numero 7, Juan Cuadrado. Cuadrado va a destra, sempre a destra. Perennemente a destra, il Salvini della Juventus praticamente. Eppure tu, difensore centrale, terzino, lo stai marcando, sai che va a destra. E lui ti salta sempre a destra, sempre. Numero 8, Claudio Marchisio. L'omosessualità repressa l'ho già usata su Buffon. Posso cambiare? Non posso cambiare? Non posso. Ti amo Claudio Marchisio, ti amo tantissimo. Con il numero 9, Gonzalo Higuaín. Grazie Gonzalo, grazie, perché stai dimostrando che un campione, un fenomeno del calcio, non deve essere bello, snello, sempre in ordine, tutto tirato. Stai dando tantissime speranze anche a tanti come me, quindi grazie. Con il numero 12, Alexandro, 2015. Ma come si fa, dico io, Marotta, a spendere 26 milioni di euro per un terzino che tra l'altro va in scadenza? C'era Siqueira con 3-5 milioni al massimo, ce lo davano, 26 milioni e mezzo per un terzino in scadenza. Poi chi è sto Alexandro? Chi è? Chi l'ha mai visto giocare? Chi è? 2017, 100 milioni dal City per Alexandro. Ma cosa stai dicendo? Incredibile. Con numero 14, Federico Mattiello. Ah, ma pure lui. Cioè, pure lui gioca nella... Lui è Federico Mattiello, campione d'Italia, pure lui. Ok, perfetto. Con numero 15, Andrea Barzagli. La struttura pettorale di Barzagli, in relazione alle sue dimensioni, non è adatta per giocare a calcio. Ma Andrea non lo sa. E lui gioca
lo stesso. E non fa passare nessuno, neanche pagandolo, neanche se fosse l'ultima cosa che deve fare nella sua vita con quel petto che è così. Col numero 17, Mario Mandzukic. Il più forte attacco centrocampista, fascia difensore, terzino, centralportiere della Juventus in assoluto. Secondo me abbiamo una ventina di Mario Mandzukic tutti lì e li ricarichiamo tipo androidi, perché se no non si spiega, non si può. Col numero 18, Mario Lemina. Che vabbè, ma questo, cioè, questo viene dal Gabon, cioè se vieni dal Gabon sei forte per forza, dal Gabon, cioè il Gabon. Col numero 19, Leonardo Bonucci. Ecco, qui vorrei essere un attimino serio, perché dopo tutto quello che ha passato purtroppo Bonucci quest'anno, vedere finalmente Leonardo, uomo Leonardo papà, che con il suo piccolo Matteo va a prendere lo scudetto, va a prendere la premiazione, è stato uno dei momenti più toccanti in assoluto e mi sono commosso e ho versato delle belle lacrime, quindi un applauso davvero a Leonardo Bonucci e spero che sia finito questo suo calvario, questo suo periodo buio, perché non si merita una sofferenza del genere a un bambino così piccolo. No, non si può augurare il male. Col numero 20, Marco Piazza. Sì, vabbè, ma cioè, sei sfigato forte, Marco, cioè, diciamocelo, sei sfigato forte. Mi dispiace tanto, riprenditi, in fretta, ti aspettiamo. Col numero 21, Paolo Dybala. Cioè, sto facendo la Dybala mask con la tua maglia, mentre indico il tatuaggio uguale al tuo, quindi, cioè, abbiamo già capito cosa provo io, i miei sentimenti verso di te, cioè, la Dybala mask, la maglia, tatuaggio. Ok, posto. Col numero 22, Kwadwo Asamoah. Sì, beh, ma cioè, questo puoi metterlo dappertutto e lui dice sì, va bene, gioco lì, non c'è problema, secondo me è parente di Mandzukic. Col numero 23, Dani Alves. A luglio, mamma mia, Dani Alves, Lichtsteiner, a casa Lichtsteiner, non giochi mai più, noi abbiamo Dani Alves, Lichtsteiner, a casa svizzero, a casa tua. Dicembre, mamma mia, Dani Alves, mamma, a casa, stai rubando i soldi, a casa, Lichtsteiner, su, gioca te, a casa, Dani Alves, Lichtsteiner, dai, muoviti, a casa. Maggio, fenomeno, Dani Alves, fenomeno, portaci la coppa, Dani, portaci la coppa. Sì, questa è una parodia del sottoscritto, opinionista finito. Fine, finito. Col numero 24, Daniele Rugani. Porta pazienza, Daniele, porta pazienza. Arriveranno momenti migliori in cui sarai indispensabile. Io già ti vedo con la fascia della Juventus al braccio fra qualche anno. Col numero 25, Neto. Tu sei l'uomo che più invidio al mondo in assoluto. Tu sei pagato per fare allenamento con la Juventus e guardare le sue partite, ma facciamo cambio, facciamo una settimana da Neto e non ne parliamo più. Col numero 26, Stefan Lichtsteiner. Vabbè, prendete il pezzo di Dani Alves, cioè invertitelo nelle parti in cui cioè, Dani Alves, ci mettete le parti che ehi, Lichtsteiner, ci mettete Dani Alves, perché cioè è così, alla fine è così. Ah, è crosso meglio io di te. Sì, abbastanza, credo di sì, ma ti voglio bene, voglio bene. Col numero 27, Stefano Sturaro. Col numero 24, è il General Rincon Thomas. General, ridammi la mia faccia, Dan. Dai, ridammi la mia faccia. Ridammi la mia faccia, ridammela, cosa fai? Col numero 29, Paolo De Celi. No. Per fortuna è fuori rosa e va benissimo così. Sì, ancora nostro. DJ Paolino sempre presente, sempre con noi nei nostri cuori. Col numero 32, Audero. Che nome hai, Audero? Non lo so, ma invidio tantissimo pure te. Col numero 34, Ken, che anche te. Che nome hai? Non lo so. Non so leggerlo il tuo nome. Già ti chiami Ken, il guerriero. Ma c'è un 2000 e hai già vinto lo scudetto. E hai vinto lo scudetto. Cioè, tu non hai capito. Sei un 2000 e hai vinto lo scudetto. Ok. Col numero 38, Rolando Mandragora. Cioè, tu... fammi capire. Tu sei stato rotto tutto l'anno. Rotto, che non potevi neanche allenarti, non potevi neanche essere convocato, non potevi neanche guardare le partite della Juventus. Rotto tutto l'anno. Il giorno dello scudetto, in cui sei rosa, hai vinto lo scudetto a tutti gli effetti, sei con la nazionale. Cioè, ma... non dateglielo a lui lo scudetto, togliettatelo a me. Lo scudetto di Mandragora è mio, lo sento mio, va bene, mio, tutto mio. Ma soprattutto un plauso grandissimo va fatto al mister Massimiliano Allegri. Io ve lo dico adesso, ragazzi, perché ricordatevi queste parole. Fra 5, 6, 7, 10, 15, 20 anni, se parlerà di Allegri al pari dei vari Lippi, dei vari Trapattoni, di tutti gli allenatori che hanno costruito e hanno fatto la storia della Juventus, Conte compreso. Adesso c'è un passo importantissimo, il 3 di giugno a Cardiff,
e probabilmente sarò presente a Cardiff per un progetto di 90 Min e spero vivamente che la Juventus possa completare questo ciclo maledetto, possa concludere dopo una ventina d'anni, dopo 21 anni, questa maledizione di questa coppa, perché Allegri davvero si merita di entrare nell'Olimpo dei grandissimi allenatori. E una vittoria in quella coppa, in quella partita che non voglio nominare, glielo farebbe entrare di diritto. Sarebbe già comunque dentro a tutti gli effetti, ma quella lì sarebbe la perfezione assoluta. Quindi grazie mister, grazie di tutto. Sei arrivato che non ti davo un euro e mi dispiacerebbe veramente vederti andare via, nel bene o nel male. Come finisce a Cardiff non mi interessa, rimane un altro anno alla Juventus. E questo è tutto ragazzi, volevo fare una cosina un pelo più divertente, un pelo più simpatica. Spero di esserci riuscito, anche perché le mie doti recitative lasciano il tempo che trovano, lasciano a desiderare. Fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto, fatemi sapere anche le vostre frasi sui calciatori presenti nella rosa della Juventus. Arriviamo a questi benedetti 3500 like e vi porto la figlia di Allegri, puttana maiala. Non è vero, non ve la porto, però cioè, mettete mi piace il video lo stesso che non succede niente.